certo. Allora, noi stiamo per presentare un ospite meraviglioso. Pensate, ha condotto il Festival di Sanremo nel 1964 a fianco di Mike Bongiorno. E lui, e lei ha detto a Mike: non ti permettere di trattarmi come le tue vallette, perché se io sono qui è perché ho la tua stessa popolarità. Quindi o mi fai condurre come te oppure io me ne vado. Cioè, avete capito che caratterino che ha questa signora? Scopriamo chi è con Linda Celani. Lo sguardo nobile e cristallino di Giuliana Lo Iodice racconta una vita intensa, spesa sulle tavole del palcoscenico a dar corpo ai più impegnativi e complessi personaggi della letteratura teatrale, ma anche appassionati ruoli cinematografici. Giovanissima studia danza all'Accademia con sua sorella Leda, che diventerà un'étoile e coreografa di fama internazionale. A 14 anni si presenta alle audizioni per l'Accademia d'Arte Drammatica, convince la commissione, ma è troppo giovane, dovrà aspettare 2 anni ancora. Debutta in cinema con Valerio Zurlini, ma sente che il teatro è la sua vita. Lavora nei primi sceneggiati TV come Il Tenente Sheridan, Il Conte di Montecristo e nel varietà televisivo. Siete figli! Sa ballare, cantare ed è effervescente. No, stasera non mangio. Tengo ancora sullo stomaco pasta e ceci da stamattina. Nel 1964 è così famosa che viene chiamata dalla Rai a condividere il palco di Sanremo con Mike Bongiorno, al quale riesce a tener testa. La svolta arriva con un incontro che segnerà per sempre la sua vita, mettendola di fronte ad una scelta impegnativa. Haroldo Thieri è già un attore di fama, ha recitato nella rivista con i più grandi, dalla Magnani a Totò. Ha qualche anno in più di lei e il carisma che serve per scompaginare il suo futuro. Insieme formeranno la Thieri Lo Iodice, una delle più interessanti e raffinate compagnie teatrali, con la quale porteranno in scena da Shakespeare a Pirandello. Premiata con il riconoscimento teatrale Eleonora Duse per il successo della tournée Copenaghen, è oggi tra le più vibranti attrici italiane. Ed è con noi la meravigliosa Giuliana Lo Iodice! Gente matta! Grazie molto, grazie. Che meraviglia questa donna, che bello, sono felicissima anch'io. Di averti con noi, veramente ma anch'io, tanto. Se non ero felice non venivo. Lo so, so che sei assolutamente sincera. Senti, ti abbiamo accolto con gente matta, insomma, nella che tua vita. Che bello, è uno dei ricordi più belli che ho della mia carriera. Il musical, io ti dico, è stato che dopo ho incontrato Haroldo, che non voleva cantare, non voleva... Perché sennò io avevo una tale ammirazione per Delia Scala che avrei voluto diventare un'altra Delia Scala, pensa. Non ci pensavo a tornare indietro dal musical. E invece il caso ha voluto che dopo la fine del musical Sistina di Roma, dopo 2 mesi ho incontrato Haroldo. E lì c'è stata una specie di sliding door, hai preso un'altra strada e hai cominciato con il teatro. Sì, ho ricominciato col teatro perché forse avrei anche fatto male, forse a lasciarlo completamente, per ballare e cantare, non dico come te perché tu sei una star nella danza, nel canto, ma io ero impazzita, avevo una voce carina anche per cantare. Ma l'atmosfera del Sistina con Ciao Rudy non la potrò più dimenticare finché campo. Com'era Marcello? Era un amore. Marcello poteva far innamorare di sé anche con uno sguardo. E noi eravamo 13 donne con un uomo solo. C'è il una balletto, foto, guarda, che vi vede tutti insieme. Balletto. È stato bellissimo, guarda, la pagina. Oh, caro. Che tesoro. Marcello è stato un grande tesoro e ha avuto la forza e l'eleganza di voler bene a tutte noi senza farci soffrire di gelosie, perché ci poteva anche essere la gelosia, preferisce me, preferisce non me. Se non che durante il Ciao Rudy io ho trovato Haroldo. E allora come la metti?
Però adesso parleremo di questo, di questa storia d'amore veramente bellissima. Però io prima appunto parlavo di questo grande successo. Ciao Rudy arriva proprio dopo il grande successo che c'era stato anche con la televisione, appunto con questo Festival di Sanremo. Oddio. E tu sei stata capace veramente di mettere a posto Mike. Guarda che non è che ci riescono tutti, sei una delle poche. Io ho minacciato Mike che me ne andavo. Vediamo queste immagini di quel Festival di Sanremo del 64. Sì. Giuliana Loiodice. Buonasera Giuliana. Buonasera. A Giuliana Loiodice affideremo ora il compito di presentare le prossime canzoni sempre interpretate dagli italiani. Giuliana. La prima canzone presentata da me è Una lacrima sul viso. Quella lacrima sul viso. Ecco a voi Domenico Modugno. Ieri la mia ragazza per dispetto è andata a passeggiare con Armando. Signore e signori, Gigliola Cinquetti. Non ho l'età. L'età. Ringraziamo la signora Loiodice che è stata con noi per la presentazione, l'orchestra. Signore e signori, buonasera, buona fortuna a tutti e ricordatevi, allegria! No, vorrei dire, praticamente non c'era nessuno in quel Festival di Sanremo, proprio, insomma, partecipazione così. No, ma poi la cosa importante per me, perlomeno, è stata che abbiamo avuto per la prima volta i cantanti stranieri. Certo. Cioè c'era Jim Pitney, Frankie Lane, Connie Francis. Insomma, è stato un festival molto particolare. Ma sbaglio, ma Mike un pochino ti temeva, perché c'aveva proprio un rispetto... Faceva bene a temermi. Senti, mi togli una curiosità, ma tu di che segno sei? No. Sono un leone. Agosto? Sì. Che giorno? 12 agosto. Vedi, ragazzi, io del 10, ho capito. Ecco, no, perché, vedi, ti prego. C'era qualcosa nel tuo carattere, nella tua grinta, vedi, che in qualche modo insomma mi ricordava. Senti, ma hai avuto bisogno anche con Corrado di questa aggressività, di questo graffio? Non mi ricordo molto bene, veramente. Secondo perché, me sai, no. Vero, perché Corrado era diversissimo, era amore. Guarda come ero combinata. Oddio. Vediamo queste immagini. Abbiamo delle immagini anche di te con Corrado. Abbiamo qui con noi un presentatore, forse il presentatore. Conosciamo il suo senso della misura, non balla, non canta, non strafà, a volte proprio non parla, no, per discrezione, così. Insomma, in mezzo a tanti folli una persona sana ci voleva. Corrado! Buonasera. Buonasera, signori, buonasera. Perdon, sì, è vero. Voi dovete scusarmi, ma forse mi sono presentato con il cappello in testa e non sta bene che un presentatore si presenti così. Che giuro, non me lo ricordavo, però ricordo molto veramente bene Corrado. Veramente un privilegio averlo conosciuto, che averlo tesoro, incontrato anche era per un me. Amore. Com'è stato lavorare con Corrado? Beh, era uno dei nostri e ho detto tutto. Per chi la vuol capire lo capisce, capito? Ti fai capire molto, molto, molto chiaramente. Senti, Giuliana, lo hai accennato prima, no? Tu hai lavorato veramente con tanti personaggi di grande successo, però poi questa ditta, cioè è difficile veramente pensarti staccata da Aroldo Thieri. È stato un amore grandissimo, ma anche proprio una ditta a teatro di grande garanzia, insomma, per tutti. Molto forte. Siamo passati dal teatro brillante al teatro comico, dove ci divertivamo come dei matti, naturalmente, perché avevamo la fortuna di avere che cosa? Il ritmo, che ci diversificava da altri, cioè noi ci capivamo soltanto guardandoci e partiva un ritmo forsennato. Lui era bravissimo. Mi ricordi come vi siete conosciuti? In ascensore, qui alla Rai. Lui mi guardava i piedi, era estate, io avevo dei piedi carini, il sandalo scollato, così. Che bei piedi che ha, signorina. Sì. E poi è salito su, insomma, capito? Come dire, non si è fermato più. Che vuoi fare? Insomma, sono stati 40 anni di teatro, però devo dire anche qualche
incursione televisiva, sempre inseparabili e sempre innamorati. Sì. Guarda. Sì. Mi dispiace avervi dato un dispiacere così grande. Ed ora? Che conto cosate di fare? Eh? Che cosa contate di fare, figlia mia? Gli volterò le palle! Come? Sì! Gli vollerò le svolte! Ma che dite, figlia mia? Gli vollerò le svolte! Risporta! Gli vollerò le volte! Mi ricolta! Gli vollerò le svolte! Accidenti alle papere! Gli volterò le svolte! Tela la cala, mentre cirspolta asciugasi fazzi con un occhioletto e il colonnippo filello cralla il copo tristamente. Ne abbiamo fatte di tutti i colori, devo dire. Senti, ma è vero che i vostri scambi di battute, qualunque fosse il testo, no? Cioè che fosse Shakespeare o Molière, in qualche modo venivano proprio scambiati per dei siparietti fra voi, cioè marito e moglie, no? Era anche questo il grande successo della vostra commedia. Una bellissima commedia intitolata Marito e moglie, però molto drammatica, molto triste. Ma sai, noi eravamo arrivati ad avere una tale consonanza di ritmi, di vissuto insieme, di tutto, che non ci spaventava niente, neanche una cosa che è successa, ecco, durante l'albergo del Libero Scambio, successe una cosa gravissima. Eravamo a Milano e c'era la neve, eravamo appena arrivati da fuori, io stavo tutta coperta, tutta così, poi ci mandano a chiamare, dovevamo andare per i nostri caroselli, perché noi abbiamo fatto quei caroselli incredibili. E avevamo un contratto con la Lloyd Adriatica Assicurazioni di allora, che ci pregava che se in ogni città potevamo fare un incontro con tutti gli agenti della Lloyd. E quindi tu dovevi parlare, figuriamoci, non hai idea. E io ci sono andata improvvisamente con un vestitino corto, una piccola pelliccia, ma c'avevo un freddo da morire. Cosa succede? Quindi iniziamo la prima di l'albergo del Libero Scambio. Alla fine del primo tempo io ero molto irritata con mio marito e cercavo una sponda per vendicarmi di lui, che faceva troppo lo spiritoso con le altre donne, e mi metto d'accordo con Aroldo, che faceva il personaggio Pengle, era un amico di famiglia, che ci metteva d'accordo per andare insieme all'albergo del Libero Scambio, dove io penso di incontrare mio marito, e mal me ne incombe. Uscendo dalla porta dello studio di Aroldo, io apro la porta, mi rivolto verso Aroldo e faccio: buonasera. Cioè non c'è più voce? Immagino il panico, perché poi quella era una commedia in tre atti. Io mi chiudo in tre atti, mi chiudo la porta alle spalle e vado in camerino. Signori, stasera non si può andare. Non riesco a parlare. Come faccio? Che hai fatto? Che ho fatto? Dopo un po' che mi stavo mettendo a piangere, sono arrivati i medici, iniezioni, cortisone, cose eccetera eccetera. Dico: sentite, datemi da scrivere. Scrivo una lettera. Chiamate Marina. C'era Marina Bonfigli, una grandissima amica e attrice bravissima, che fa molto doppiaggio, e tra l'altro ne facevo anch'io moltissimo, se no non avrei potuto farlo. Pazzesco. Dico: voi date un microfono a Marina, lei si mette in sì, dietro le quinte e io mi muovo, io faccio tutti i movimenti e lei mi doppia. Vabbè, hai fatto praticamente il doppiaggio, cioè il doppiaggio invece di farlo al cinema l'hai fatto a teatro. Sì. Beh, assolutamente rivoluzionario. All'inizio il pubblico è rimasto un po' perplesso. Poi guarda, i miracoli del teatro. I miracoli del teatro, dopo un po' si è abituato e è andato tutto a posto. Venivano gli applausi a scena aperta, le risate, le cose, tutto. E per merito anche di una collega bravissima come Marina, che purtroppo non c'è più, e io l'ho amata moltissimo. Senti, Giuliana, sei stata tanto gelosa di Aroldo? Forse ero più gelosa io di lui, perché lui era un manfano tremendo ed era uno che con le donne ha avuto molto a che fare. Prima di me ci sono state, io ormai sapevo tutto di lui, ha avuto delle donne meravigliose, non è mai uscita una virgola sul giornale. Mai!
Questo, molto molto riservato. Questo è essere un gran signore, anche perché dire sono stato con la tale o con la tal'altra puoi mettere dei problemi, insomma, a queste signore che non ho tutte regolarmente sposate. Vabbè, però parliamo del passato, tutto quello che era successo prima di voi. No, questo però... per dirti che lui non si voleva sposare. Non si era mai sposato in vita sua quando ha incontrato me. E io a me ha colpito anche molto questo fatto che lui ti dicesse spesso non fare la moglie. È una cosa che mi ha veramente molto colpito. Sì. Che cosa voleva dire? Perché gli uomini hanno paura della loro privacy, del loro silenzio, delle loro decisioni, del loro poter girare in casa anche in pigiama. Lui non l'ha mai fatto. Non ho mai visto Aroldo in pigiama. Appena si alzava si vestiva di tutto punto, tutto profumato, tutto cosa, e noi ci incontravamo perché dormivamo sempre in camere separate. Poi un giorno, non so come gli è venuto, Giuliana, ci sposiamo? La moglie l'hai fatta, per fortuna. È arrivato il giorno del matrimonio, sì, che è stata una giornata bellissima. Stupenda. Credo ci sia anche una foto di questo giorno, che immagino che per te sia stato... un giorno assolutamente bellissimo, speciale. Bellissimo, bellissimo. Eravamo alla Protonoteca del Campidoglio, dove ci si va a sposare civilmente, tutti lo sanno. Non c'era nessuno. Io mi sono alzata alle 5:30 del mattino. Tu sai cosa può significare, perché avevamo l'appuntamento alle 8 alla Protonoteca e non c'era nessuno. Non so come, improvvisamente sono uscite queste fotografie. Che ci ha fatto mio fratello, non so, o devo accusare mio fratello, e lì è scoppiata. Ah, Aroldo, ieri si è sposato. Senti, ma è vero, dimmi, che lui non ti ha mai detto ti amo? No. Fino alla fine. No. Però tu gliel'hai detto. In tanti modi. Gliel'hai detto anche in musica. Vediamo. Mi sfiori e ridi. No, così non vale. Non parlo, e se non parlo poi sto male. Quanto ti ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai, anche se resto in silenzio. Grazie. Giuliana, grazie. Questa è stata... Grazie a voi, grazie. Non abbiamo più tempo. Ah, non vorrei, ci sono più parole. Vorrei ma ne hanno parlare, sentite talmente tante, tutte le parole. Vorrei parlare con te ancora tanto e tanto. Vediamoci tante cose una volta ci sono per da conto dirci. Nostro. Magari ci rivedremo prossimamente. Senza grazie. Testimoni. Grazie per quello che sei. Grazie. Auguri infiniti, perché lo meriti tanto. Dove vado? Da che parte? Stai qui con me, facciamo una brevissima pausa e torniamo subito. Grazie.